e cliccare sul tastino Abbonati. Allora, partiamo e cerchiamo di capire dunque come fare per essere felici e rimuovere tutti i pensieri negativi dalla tua mente, come rimuovere tutti i pensieri negativi dalla tua mente. Bene, bene, cerchiamo di capire un attimino come fare. Cerchiamo di capire come fare per essere felici, perché la felicità è possibile, tu hai diritto a essere felice e quindi cerchiamo di capire proprio quali sono le chiavi della felicità. Nel frattempo, ovviamente, ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguirmi su tutti i canali YouTube. Ti ricordo che su ogni canale YouTube tu potrai abbonarti e abbonarti anche su questo canale, anche per dare un piccolo sostegno al canale. Insomma, salutiamo Rosy, salutiamo Gian De Cazzan e bene, bene, salutiamo tutti. Allora, partiamo e vediamo come essere felice, come essere felice. Allora, la felicità, dobbiamo tenere presente, questo è sempre vero, la felicità è uno stato mentale, la felicità non è un qualcosa che c'è o non c'è, la felicità risiede nella nostra mente, noi possiamo essere felici soltanto se riusciamo ad avere il giusto atteggiamento mentale. E quindi la felicità però è uno stato mentale che può essere coltivato, che si può manifestare, che si può trovare grazie, diciamo, a che cosa? Noi possiamo trovare la felicità grazie proprio a degli atteggiamenti, grazie proprio a salutiamo Betty Kotich, all'eliminazione dei pensieri positivi. Quindi se vogliamo essere felici dobbiamo coltivare delle abitudini positive e eliminare dei pensieri negativi presenti dentro di noi in qualunque situazione. Quindi queste sono le due prerogative, sono le due modalità per eliminare gli stati mentali negativi. Quindi ce la puoi fare, devi però metterci energia, ce la puoi fare, però devi metterci forza. Qual è la prima abitudine positiva che devi coltivare? Beh, è sicuramente la gratitudine. La gratitudine è la via regia per l'accesso alla felicità. Essere grati per quello che hai è veramente la via più rapida, più veloce. Ogni giorno prendi del tempo per riflettere sulle cose di cui devi essere grato e ce ne sono sicuramente tante nella tua vita, forse non lo sai. Ad esempio, il fatto che respiri e non è così per dato così per scontato, eh. Ci sono anche situazioni, diciamo, che sappiamo, persone ad esempio della chat, che insomma, che non è detto che sia così facile che, cioè, vuol dire, possono verificarsi situazioni che ti portano, diciamo, problematiche. E quindi noi dobbiamo invece, sempre, anche se ci capita qualcosa, essere felici del fatto che abbiamo superato questa cosa, essere grati del fatto che l'abbiamo superata. E questo è il primo punto che direi fondamentale, il primo punto che direi dobbiamo prendere in considerazione. Il primo punto che direi dobbiamo manifestare. Salutiamo la nostra Grinettina, quindi se vuoi essere felice devi in qualche modo essere grato per quello che hai, altrimenti c'è poco da fare, non potrai essere felice. Quindi ogni giorno tieni il cosiddetto che l'ho già detto in qualche video, il diario della gratitudine, ma devi farlo. Ogni giorno scrivi tre cose per cui devi essere grato. Una è sicuramente il fatto che riesci a scrivere quella cosa, che sei vivo o sei viva, perché è inutile che tu dici, ma come mai, non importa, qua là. No, il fatto che tu scrivi che puoi essere felice vuol dire già che sei vivo e non è così scontato essere vivo. Salutiamo il nostro Crezzi, Crezzi con due Z.
Oggi Crazy ha scritto il commento, ma in inglese si legge crazy. Sì, si legge crazy per gli inglesi, ma no, per noi è crazy, crazy Roby. grande crazy Roby. sappiamo che si legge crazy, crazy, ma è più bello crazy Roby. Crazy Roby è più bello. Allora, quindi ogni giorno dobbiamo prenderci tempo a riflettere su quello. Questo semplice gesto, diciamo, ci aiuta. Dov'è che devi andare? Gina De Cazza non ti permetterà di andare. Tu devi restare qui e fare monitoraggio ogni 5 minuti che si vede. Non puoi andare da nessuna parte. Non è che devi andare. Questo è il tuo lavoro principale. 0 euro al mese come all'altra do. E quindi non è che per 0 euro al mese tu te ne vai quando vuoi, Allora, quindi questo semplice gesto ci aiuta a focalizzarci sugli aspetti positivi della vita, ci aiuta a ridurre i pensieri negativi, perché il male è dato dall'assenza del bene. Tu porta il bene nella tua vita e se ne andrà il male. È chiaro o non è chiaro? Tu porta il bene, ma devi restare ogni 5 minuti in monitoraggio. Devi restare. Quindi questo è una cosa importante. vuoi sfidare Mike Tyson? Quindi questo è un semplice gesto. La seconda cosa che devi fare è meditare regolarmente. La meditazione aiuta a calmare la mente, quindi impara la meditazione. Impara a sviluppare una maggiore consapevolezza nei tuoi pensieri, perché i pensieri negativi magari non li produci tu, magari crescono, nascono all'interno della tua mente. Tu devi saperli governare, devi saperli gestire. Non puoi impedire che i pensieri negativi prendano il sopravvento. Tu devi essere più forte dei pensieri negativi, devi distruggerli, rovinarli, metterli fuori gioco attraverso la meditazione. Fa imparare a meditare su ciò che è bello, su ciò che è buono, su ciò che è positivo, fa la differenza e ti dà anche una forza, ti dà anche un coraggio. Devi avere la forza, devi avere il coraggio del leone. E questo è un altro punto che devi prendere in considerazione. Poi un'altra cosa molto importante è coltivare relazioni positive. Se tu vuoi essere felice, non puoi circondarti di pezzi di merda stronzi. No, non funziona così. Le relazioni interpersonali hanno un grande impatto sulla nostra felicità. Devi circondarti di persone positive, devi circondarti di persone di valore, devi circondarti di persone di qualità. E credo che questo sia il punto fondamentale. Diciamo, devi passare il tempo con persone che ti supportano, con persone che ti ispirano. Ascolta attivamente, diciamo, come dire, la tua mente. Quando una persona la ritieni negativa, la ritieni non consona, la ritieni non giusta, allontanati totalmente da questa situazione, allontanati totalmente da questa persona. Cioè, le relazioni positive ti aiutano a vedere il mondo da un punto di vista più ottimista. E tu devi essere ottimista, non puoi essere una poveraccia, una mentecatta, una che si lamenta, non puoi essere una malgagosta, devi essere positiva. Perché già la vita è un'interpretazione di quello che noi pensiamo, no? Quindi devi pensare positivamente, ma anche coltivare relazioni positive. Devi allontanare rapidamente dalla tua vita le persone negative, altrimenti sarai costretta a una vita miserevole, altrimenti sarai costretta a una vita negativa, nefasta, piena di niente, diciamo. Naturalmente io ti suggerisco anche un'altra cosa che devi fare per coltivare pensieri positivi, e devi seguire questo consiglio, perché rilascia endorfine, cioè rilascia gli ormoni della felicità, è l'esercizio fisico. E tu non puoi passare il tempo sulla poltrona, sul divano, a mangiare patatine e a mangiare, diciamo, come possiamo dire, Nutella. Ci sono tante persone che sperano di trovare la felicità mangiando schifezze, spaparanzati sul divano. No, deve essere una vita attiva, una vita frenetica, una vita in cui tu ti dai emozioni, in cui tu agisci, fai,
anche mentalmente, fai esercizio fisico, anche diciamo lavorare con i pesi, sia in estate, sia in inverno, sia di giorno, sia di notte, insomma, è molto importante. Se fai due giorni di facitudine, beh, vai quando devi fare. Cioè, trova comunque in linea di principio un'attività fisica che ti piace. Poi magari a uno piace il nuoto e allora che nuoti, ma non è che se ti piace il nuoto fai una vasca e ti fermi, no, devi fare 100, 200, 1000 vasche. Oppure ti può piacere, che ne so, il ciclismo, ti può piacere qualcosa. Naturalmente io suggerisco, perché secondo me sono più utili gli sport, salutiamo Pippo, gli sport di forza fisica, salutiamo la Carampagnocca, Perotti, dove sviluppi la forza fisica, questo è un punto fondamentale, non puoi essere spiaccicata sul divano a mangiare schifezze, devi darti da fare, più forza fisica sviluppi, più si sviluppano i tuoi muscoli, più si sviluppano le endorfine e questo ti renderà felice. Quindi, d'altra parte, come devi nutrire il tuo corpo, devi imparare a nutrire anche la tua mente. Partecipare ai miei seminari, ad esempio, ti nutre la mente, ma anche leggere libri, non soltanto i miei, libri in generale, diciamo, sono modi eccellenti per nutrire, salutiamo Roxy, per nutrire la propria mente e per tenere lontani i pensieri negativi. Guardare i miei video può essere un altro modo eccellente per tenere lontani i pensieri negativi. E soprattutto, dicevamo, oltre all'attività fisica, nutrire la tua mente, devi nutrire anche il tuo corpo. Non puoi mangiare delle schifezze, perché quelle schifezze poi ti mandano in stati depressivi. Dicono che chi mangia cioccolata non sviluppa endorfine, ma non è vero. Cioè, magari svilupperà endorfine, ma poi appena la smetti di mangiarla, diventi dipendente dall'endorfine, quindi mangi cioccolata di nuovo e quindi diventi un bustone e questo non ti fa bene. Salutiamo Black Panther, questo non ti fa bene. Black Panther, o rinnovi l'abbonamento o ti devo togliere la moderazione. Ecco, ricordo a tutti che se volete diventare moderatore del canale basta che cliccate sul tastino, diciamo, abbonati, come era la nostra Black Panther, che adesso non la vedo, non vedo la stellina, quindi rinnova, tanto su questo canale l'abbonamento è meno di un euro, quindi potete tranquillamente rinnovarlo. Se vuoi che ti tolgo la chiave perché poi hai il piacere di essere richiavata di nuovo, va bene, lo faccio, ma se no puoi mantenerti questa chiavata continua rinnovando l'abbonamento. Non è ancora rinnovato Black Panther, ma non ti preoccupare, rinnova. Non ti preoccupare, che poi ti chiaviamo di nuovo. Allora, andiamo avanti. Allora, quindi, mangiare cose positive è importante. Mangiare cose positive, ad esempio, iscrivetevi al canale di Roxy Rosa, Pepe Rosa, Cucina Naturale, che vi fa mangiare senza ingrassare, perché voi invece ingrassate senza mangiare. E questo è un punto fondamentale. Quindi, devi nutrire la tua mente, il tuo corpo e il tuo fisico attraverso l'attività fisica, la tua pancia, devi nutrire i tuoi muscoli, devi nutrire la tua pancia, devi nutrire la tua mente. Questi sono i principi base, perché non è che uno può essere felice se mangi, perché gli vengono i pensieri negativi, se mangi come se non ci fosse un domani, schifezze soprattutto. Se stai sdraiato, vita sedentaria, ti riempi di cellulite, ti riempi di grasso e poi diciamo non leggi niente, senti soltanto, diciamo, guardi soltanto tutte quelle nefandezze nefaste che danno nelle varie serie televisive, ad esempio, non tutte, qualcuna interessante, ma ce ne sono certe che sono nefaste, negative. E allora è ovvio che sarai infelice, ma giustamente sei infelice, perché l'infelicità è frutto del fatto che fai una vita di merda. Allora, vuoi continuare a fare una vita di merda? E continua a fare una vita di merda, però, diciamo, non devi prendertela se poi, come dire, sei infelice, perché è giusto che tu sia infelice se fai una vita di merda. E questo è purtroppo, o per fortuna, diciamo che è un dato di fatto, quindi la tua felicità, la tua infelicità
Dipende dalla vita di merda che tu fai e quindi cerca di non fare una vita di merda e questo è un punto molto importante. È importante tenersi in forma. Ecco la nostra Rosy, la capra. Io gliel'ho detto a Rosy che deve essere puntuale. Vedete qua, ci sono persone lavative come Rosy, assenteiste. Voi invece dovete essere ligi. Io ho Rosy che prende un autostipendio da me da 0 euro al mese. Poi arriva in ritardo, non fa niente, arriva sempre in ritardo. Quindi, altro punto fondamentale, essere gentili con se stessi. La gentilezza non deve averla soltanto verso gli altri, deve essere gentile anche verso te stesso. Spesso siamo i nostri peggiori censori, siamo i nostri peggiori critici. Impara a perdonarti, impara a trattarti con gentilezza. Impara a comprendere, diciamo, trattati come il tuo miglior amico e questo è un punto fondamentale. Va bene, le do l'aumento, raddoppio lo stipendio, le do doppio zero. E quindi impara a trattarti con gentilezza, comprensione, riservati almeno il trattamento che riserveresti al tuo miglior amico. Riconosci anche i tuoi successi, qualche successo l'avrai avuto anche te. Anche se sei in una condizione nefasta, negativa, come la nostra Rosy, anche la nostra Rosy qualche successo l'avrà avuto. Non è che non ha avuto mai nessun successo nella vita. Che ne so, se ha cucinato un piatto, ha fatto qualcosa, ha cucinato un piatto che qualcuno ha mangiato e non è morto intossicato. Di solito i piatti che cucina la nostra Rosy schiattano tutti, sono tutti intossicati. Però ogni tanto anche la nostra Rosy fa qualche piatto per cui è commestibile, puoi mangiarlo e non muori. E per la nostra Rosy quello è già un successo, la nostra Rosy festeggia. Ogni volta che fa un piatto e lo dà da mangiare, no, al canale Felicità Benessere, questo canale Rosy, Federica, questo canale, io il canale Massimo Tramasco non lo vedo, questo, l'altro non so, questo canale qua, vedi che non c'è la stellina. Quindi, avere obiettivi chiari è un'altra cosa per avere successo nella tua vita. Avere obiettivi chiari vuol dire avere successo nella propria vita. È molto importante questo. Anche la nostra Rosy fa qualcosa di buono. Suda. La nostra Rosy, pensate che quando lei suda, con le quintali di sudore che fa, praticamente ci fa il sale, no? La nostra Rosy fa il sale col sudore, perché mette tutti gli ettolitri, c'è cioè un pozzo del sudore, poi mette tutti i quintali, gli ettolitri, centinaia di litri di acqua, li mette lì, il sole secca e lei ci fa litri e litri, chili e chili di sale, la nostra Rosy. Quindi vedete che fa anche lei qualcosa di buono. Salutiamo Manuela Marzola, anche la nostra Rosy ha qualcosa di buono. E poi, sì, certo Federica, tranquilla. E poi un'altra cosa che devi fare è, come possiamo dire, definire degli obiettivi chiari se vuoi essere felice. Perché è ovvio che in qualche modo se tu definisci un obiettivo irraggiungibile, non puoi essere felice. Se pesi 150 kg e ti dai l'obiettivo di diventare 50 kg, e come cazzo li perdi 100 kg magari in un mese? Non è che puoi perdere 100 kg in un mese, però potresti definirti l'obiettivo, se sei 150 kg, di diventare 145, poi 140, ti dai tanti sottobiettivi, poi 135, 130, 20, 25, 10, 190, 80, 70, 60 e 50 e arrivi finalmente al tuo peso forma magari di 50 kg, no? Ma ti sei dato tanti obiettivi, sottoobiettivi e quindi raggiungere un obiettivo piano piano ti renderà felice. È ovvio che se tu imposti subito un obiettivo irraggiungibile a 150 kg, a 50 kg in un mese e praticamente non ce la potrai neanche fare, neanche se non mangi ce la fai per tutto il mese, no? Quindi è evidente che bisogna definire degli obiettivi
realistici, degli obiettivi che possano, perché l'obiettivo realistico è fondamentale, non deve essere un obiettivo eccessivamente facile, deve essere un obiettivo però realistico che applicandoti, facendo sforzi, facendo cose, tu puoi raggiungere, perché poi il successo dobbiamo celebrarlo il successo, questo è il punto fondamentale, ogni volta che abbiamo un successo, che raggiungiamo un successo, dobbiamo celebrarlo. E non è che dobbiamo fregarcene, ma indipendentemente dall'età, indipendentemente da tutto, no? E anche nello sport, per dire, ieri mi è capitato di vedere, cioè non di vedere, no, ma di sentire che ad esempio questo tennista Djokovic di 37 anni, che ha vinto tutto nella sua vita, il più grande in assoluto, ha lavorato anche a 37 anni per portarsi a casa l'oro. Ora, questo non sono certi soldi che gli mancano, perché avrà guadagnato milioni su milioni nel corso degli anni. Non è certo la fama che gli manca, perché era comunque il tennista più forte del mondo in assoluto. Non è, manca niente, però la motivazione a fare sempre qualcosa di meglio. Quello è il concetto. Indipendentemente da tutto, dobbiamo sempre avere la motivazione a fare sempre, comunque, costantemente qualcosa di meglio. E allora saremo felici, perché poi la felicità è ovviamente uno stato interiore, però dobbiamo cercare di svilupparla, diciamo, in tutte le nostre maniere. Ad esempio, devi anche limitare l'esposizione, devi anche limitare, bravo, fai esercizi a corpo libero. Ad esempio, il nostro Pippoli, beh, va bene, se ti piace fare esercizio a corpo libero, fai quello. Cioè, non è obbligatorio, non è che lo sport deve essere qualcosa, deve essere una penitenza. A me piace la palestra, faccio quello. Però se a uno piace fare altre cose, fate altre cose. Però l'importante è che facciate qualcosa, l'importante è che mettiate in movimento i vostri muscoli, che li rendiate tonici. Ma questo credo che sia un atto d'amore verso se stessi, comunque. Come ad esempio anche limitare l'esposizione ai pensieri negativi, alle persone negative. Non devi circondarti di persone negative, di persone che non valgono niente, di persone che, diciamo, che sono persone che non contano nulla, che non valgono nulla, persone sfigate, persone, come dire, messe male, e no, questo non va bene. L'ottimismo, come dice Rosy, è il profumo della vita. Brava Rosy, salutiamo. Ma per essere ottimisti, saluto Romina, bisogna eliminare le situazioni negative. Quindi, quando hai a che fare con qualche persona negativa, nefasta, nociva, ma anche i narcisisti, anche nelle relazioni sentimentali affettive, ma che cavolo te ne frega di tenerti uno per dire che ti fa girare i coglioni, o una che ti fa girare i coglioni? Ma levatelo dai maroni. Il mondo, tutti i pesci stanno a mare, il mondo è pieno di pesci. Tu butti i palamiti sott'acqua, tieni il palamito sott'acqua il tempo necessario, e quando il palamito è rimasto sott'acqua, diciamo, il tempo necessario, lo tiri su e vedrai che i pesciolini arriveranno fondamentalmente. Quindi devi limitare l'esposizione alla negatività, perché l'esposizione alla negatività è come l'esposizione alla radioattività, è come l'esposizione, diciamo, è come l'esposizione, diciamo, al negativo, è come l'esposizione al, come possiamo dire, a ciò che non ti fa stare bene fondamentalmente. Quindi oggi c'è pieno di contenuti tossici. I contenuti tossici devi levarteli dai maroni, perché noi oggi siamo sottoposti a tanti contenuti tossici, e invece dobbiamo levarci. Se prendi qualche sirena, esatto, nel palamito puoi prendere anche le sirene, brava Green Apple. Poi un'altra cosa, cerca di essere generoso anche con gli altri, no? Di condividere, dicevamo, quando è un dono, quando è un talento, coltivalo e poi condividilo con gli altri. Io, ad esempio, pratico la generosità. A Rosy do uno stipendio di 0 euro al mese,
Ma lo stesso stipendio, praticamente io per gestire qua la chat do 0 euro al mese a Rosy, 0 euro al mese a Gina, 0 euro al mese a Sissi, e guardate, tre stipendi, tre lautistipendi, tre stipendi così, cioè do tre posti di lavoro, quindi un atto di generosità. Per quello che fanno, diciamo, però pratico la generosità, gli do, do lavoro, conforto e lavoro, no? Vi ricordate la canzone, esatto, vi ricordate la canzone di Don Raffaele, no? Voi che date conforto e lavoro. Questo è un punto fondamentale, no? Quindi è un punto molto importante. Poi devi imparare anche un'altra cosa, devi imparare a ridere. Ridere mette in atto, muove tanti muscoli che il tuo cervello recepisce. Quindi ridi, non fare la Malga Costa, non fare quella musona, non fare quella che sta sempre lì. Ridi, pagliaccio! Ridi, pagliaccio! È un punto fondamentale, ridi, pagliaccio! Ridere è un atto fondamentale, ridere e sorridere migliora il tuo umore, e quindi questo è un punto fondamentale. Cerca di coltivare l'intelligenza e cerca di imparare a scrivere bene, a parlare bene. Ad esempio Pippo non si scrive kickbox ma si scrive kickboxing, che è diverso, no? Cioè non inventatevi degli sport nuovi che non esistono, kickboxing, perché cosa vuol dire kickboxing? Kick sono i piedi, i calci, e vuol dire boxare con i calci, quindi sarebbe kickboxing, perché non è box, è boxing, boxo con i calci, e questo è il significato un po' della kickboxing. E questo è anche un altro punto fondamentale. Ma mi ha rovinato i trapezzi, quindi è importante fare questo. Quindi dateci da fare, dateci dentro e vedrete che potrete essere felici. Ma quindi queste 10 cose secondo me sono le cose fondamentali per poter sviluppare la felicità, tenendo presente che poi la felicità deve essere naturalmente uno stato interiore, alla fine è la nostra interiorità che ci rende felici, però questa interiorità dobbiamo imparare a manifestarla fondamentalmente, e questo è molto importante. Bene, quindi allenatevi, fate, datevi da fare. Lo sport aiuta molto, ma tutto aiuta, diciamo. Bravo Pippoli, comunque. Dal punto di vista fisico e mentale sono tre cose. Uno, formarvi mentalmente, nutrire la vostra mente, nutrire positivamente il vostro corpo e nutrire i vostri muscoli. Queste sono le tre cose fondamentali. Quindi è necessario sia un'attività fisica sportiva, sia mangiare come si deve. Per questo c'è anche il canale di Roxy Rosa, Pepe Rosa, Cucina Naturale, come mangiare senza ingrassare, la cucina naturale. E poi c'è anche il concetto di che dovete allenare anche la vostra mente, quindi seguire i miei seminari, partecipare, fare, allenare la vostra mente, coltivare la vostra mente. Sono tutte cose che contribuiscono a essere felici, tenendo presente che poi andrà fatto il salto quantico, andrà fatto il salto di qualità. Il salto quantico, il salto di qualità lo farete quando sarete poi felici indipendentemente da quello che succede. Questo è il salutiamo anche Walking the Path, seguitela anche la nostra Walking the Path, che fa video interessanti in inglese. Ecco, così potete, se ascoltate i video di Walking the Path in inglese, imparate anche una lingua fondamentalmente, no? Potrete anche imparare ad ascoltare un po' l'inglese, perché dovete uscire dall'ignoranza se dovete essere felici, se volete essere felici. Perché poi la felicità è uno stato mentale, però più, come possiamo dire, più cose positive mettete, meglio è. Quindi soprattutto levatevi dai maroni le persone tristi, le persone depresse, cioè le persone nelle relazioni sentimentali affettive,
toglietevi dai maroni persone negative, tristi, depresse, persone che vi porteranno soltanto negatività, tristezza e depressione, perché gli stati d'animo sono contagiosi. Cioè tu non puoi circondarti di persone depresse e essere allegro e felice. Prova se ci riesci. Se sei un Buddha ci riesci, lo chiama anche Tug. Se sei un Buddha ci riesci di sicuro, ma altrimenti è difficile, no? Se frequenti sempre persone tristi, depresse, lamentose, donna lamentosa, questo non mi piace, no, ma che brutto, quello non lo voglio, questo io sono triste, quindi tu metti un bel cartello sulla porta di casa tua, scrivi un bel cartello e scrivi praticamente vietato l'ingresso ai tristi, vietato l'ingresso ai tristi, perché la tristezza è contagiosa, vietato l'ingresso ai tristi, ai depressi, ai folli, i folli dipende che follia vivono, però devi vivere una tua follia positiva, no? Perché le follie, ci sono tanti tipi di follie ovviamente. Noi dobbiamo, se vogliamo essere equilibrati emotivamente, dobbiamo cercare di frequentare persone equilibrate emotivamente. Cioè è ovvio che se tu frequenti una persona che oggi è euforica, domani è depressa, e beh, come cazzo pensi di poter star bene? Cioè se quella persona lì ti aggancia per caso a potenziale su di te, ti trasferisce stati d'animo alternati, alternanti, che da un certo punto di vista attraggono anche, però fondamentalmente ti distruggono, non ti danno niente di bello, non ti danno niente di positivo. Quindi deve essere questo. Vedrai che facendo queste cose, piano piano, si consolideranno la felicità dentro di te, diventerà un'abitudine, perché anche la felicità è un'abitudine, quindi abituati ad essere felice. Metti un like con l'abbonamento base, e fai gli abbonamenti, iscriviti al canale. E detto questo, ci vediamo al prossimo video, ci vediamo presto al prossimo.